Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video, ma soprattutto benvenuti in questo primo giorno a Creta. Vi presento i miei compagni d'avventura, Daniel, guidatore ufficiale, Mattia, Enrico. Ora siamo in macchina, stiamo andando verso la nostra prima spiaggia, ovvero la Funisce Beach, famosa per la sabbia rosa, e direi che ci si vede lì. Ok, siamo arrivati finalmente in spiaggia. Come potrete sentire magari dal rumore di sottofondo, sono già in acqua, sono entrato subito perché ora con questa luce l'acqua è veramente qualcosa di senza senso, guardate che spettacolo. Ora, prima di farmi un bel bagno su quest'acqua, quello che voglio fare è andare su quest'isolotto qui dietro, faccio qualche foto al volo qui di questa spiaggia, poi mi dirigo lì e alzo in volo il drone. Ok, ho rimesso lo zaino in spalla e mi sto avventurando in mezzo a tutte quante queste dune qui alla ricerca di un buono spot dove appunto alzare in volo il Mavic Mini. Da qui mi piace anche come si vede la spiaggia, dovrei riuscire a prendere entrambi i lati, soprattutto dall'alto dovrebbe uscire qualcosa di figo. Ora cerco qui dietro magari una collinetta un po' rialzata dove appunto il segnale del drone dovrebbe tenere bene e poi lo alziamo in volo. Ok, dronate fatte, ora rimetto tutto quanto al volo nello zaino e direi che è arrivato assolutamente il momento di provare finalmente quest'acqua incredibile. Giornata 2, oggi si punta ad ovest verso Fallassarna Beach. No, Filippo, ribardi. Ok, rifacciamo. Giornata numero 2 qui a Creta, oggi puntiamo ad ovest, più precisamente a Fallassarna Beach. Mattia, un commento a caldo sul risveglio? Tranquillo. La spiaggia è veramente molto bella, ora purtroppo ci sono un bel po' di nuvole che coprono il cielo. Speriamo si sistemi un po' tutto quanto quello che riguarda il meteo, perché comunque l'acqua è veramente molto bella, i colori sono veramente super. Quello che voglio fare è provare a fare anche qui qualche scatto con il dome, magari anche qualche scatto underwater, quindi speriamo che il sole esca e nel frattempo magari andiamo a dare un'occhiata a questa spiaggia. Ok, il cielo si è aperto, come potete vedere alle mie spalle, ora siamo entrati in acqua e ora è il momento del dome. Ok, è appena successa una cosa incredibile, abbiamo resistito in spiaggia per vedere come sarebbe andata con il tramonto e guardate, il cielo si è completamente aperto, forse c'è addirittura una speranza di riuscire a vedere il tramonto. La nostra idea è di andare precisamente su quello spuntone lì in fondo in modo da riuscire a vedere sia la spiaggia sia il sole che dovrebbe cadere circa lì nel mare. Sarebbe il primo tramonto greco di queste vacanze, quindi incrociamo le dita. Allora, piccolo cambio di programma per quanto riguarda il sunset spot, avevamo raggiunto quello di cui avevo parlato prima, però era veramente impossibile risalirlo, soprattutto con le ciabatte. Ora ci siamo messi qui
sunset spot qui non è niente male, c'è una vista perfetta sul sole che dovrebbe scendere proprio in mezzo al mare. Ora ci prepariamo, mancheranno circa 40 minuti al tramonto. Quello che voglio fare è sicuramente una bella dronata di questo momento. Vediamo come sarà. Ciao ragazzi, day 3. Oggi ci siamo spostati nella parte inferiore dell'isola perché il tempo sopra era una Si può dire, cancella. Oggi il tempo era brutto nella nostra parte alta dell'isola. Ci siamo spostati nella parte inferiore per andare nella spiaggia degli Ippi, vicino a Matala. Adesso non so bene dove dirvi dove, ma dopo Filippo P farà il suo dovere da fashion blogger. Allora, siamo appena arrivati a Matala Beach, una delle spiagge più famose del sud dell'isola di Creta, ed è una spiaggia famosa soprattutto per questa scogliera che potete vedere qui alle mie spalle. Se non sbaglio dovrebbe essere addirittura un parco protetto, credo che ci sarà anche un biglietto o qualcosa del genere da fare per poter andare a visitarle. Abbiamo fatto circa 2 ore e mezza di macchina per arrivare qui e per ora il tempo anche qui non è dei migliori. Poi nel pomeriggio credo che andremo sulla spiaggia proprio qui dietro a questa scogliera che si chiama Red Beach, dovrebbe essere anche quella una spiaggia molto bella da vedere. Ora incrociamo le dita, speriamo che il tempo nel pomeriggio si sistemi e ci vediamo più tardi a Red Beach. Ok, il cielo si è un po' aperto, ora prendiamo la maschera e andiamo a farci un giro sotto a tutte quante queste scogliere e vediamo se magari riusciamo a fare anche qualche tuffo. Let's go! Abbiamo appena trovato questa scogliera da cui è possibile tuffarci. Ora provo a risalire, non so quanto effettivamente sarà alto il salto, penso almeno attorno ai 6-7 metri. Ora provo a risalire senza uccidermi, vediamo se riesco a tuffarmi. Ok, ci siamo, sono riuscito a risalire la parete, sono quasi nel punto in cui ci si può buttare. Questa qui è l'altezza, così adesso saranno circa 6 metri, 3, 2, 1... Ok, ci stiamo spostando da Matala Beach verso Red Beach. È un percorso da fare quasi tutto quanto a piedi risalendo questo versante qui. Ora ci incamminiamo, proseguiamo per il sentiero e vediamo un po' com'è questa Red Beach. Ok, abbiamo quasi raggiunto la Red Beach, stiamo un po' valutando forse di farci addirittura il tramonto qui perché comunque mancano circa 2 orette al tramonto. Devo riuscire a convincere i ragazzi perché un tramonto da qui con il sole che cala proprio dentro al mare ci starebbe veramente tutto. Golden Light. Ora ci sono ancora un bel po' di nuvole in cielo, non so se effettivamente riusciremo a vedere il sole che cala nel mare. Nel frattempo si è alzata anche un bel po' di vento, quindi non so come reagirà il Mavic Mini a tutto quanto questo vento. E niente, incrociamo le dita perché potrebbe uscire qualcosa di epico, ma c'è anche un grande rischio.
Buongiorno ragazzi, sono circa le 5:10 di mattina, come potete vedere sono già in macchina, sto facendo direzione verso il nord della penisola di Chania. Non voglio dirvi molto altro, vi aggiornerò poi una volta arrivati appunto a destinazione. Vi dico soltanto che sarà una missione Golden Light per una giornata super speciale. Ci si vede lì. Ok, piccolo aggiornamento, non so se è un buon segno oppure no, però in lontananza, proprio verso il lato in cui dovrebbe sorgere l'alba, in questo momento ho visto fulmini. Quindi incrociamo le dita, speriamo si sistemi il tutto, anche perché comunque ci tengo molto a vedere l'alba questa mattina. E niente, vediamo un po' come andrà. Ok, sono appena arrivato a destinazione, ora prendo al volo lo zaino, monto al volo le 2-3 torce che voglio portare con me, una la metterò in testa, una terrò in mano e poi avrò anche con me il Zeus Mini con il Media Mod. Partirò proprio da qui, da questo parcheggio, per arrivare appunto alla destinazione che ero prefissato. Saranno circa altri 2 km da fare a piedi, quindi non voglio perdere altro tempo, andiamo. Ok, appena raggiunto lo spot di cui parlavo, ovvero il mio punto d'arrivo di questa mia mission mattutina, e visto che ora mi trovo qui voglio raccontarvi il motivo di questa sveglia così presto. Oggi è il 14 settembre e per chi mi conosce sa che è un giorno veramente molto importante e speciale, infatti è il mio compleanno. Oggi più precisamente sarà il mio 31esimo compleanno e come ormai da tradizione da 3 anni a questa parte ho deciso di iniziare questa mia giornata speciale proprio andando a vedere l'alba del luogo in cui mi trovo. Il primo anno l'ho fatto nel mio paese in cui abito, l'anno scorso l'ho fatto invece a Fuerteventura e per chi ancora non l'ha visto vi lascio il link del video proprio qui sopra da qualche parte. Quest'anno invece mi trovo a Creta e ci tenevo a continuare la tradizione anche qui. Ora inizio un po' a preparare il tutto, vorrei mettere la 8 su cavalletto per fare un bel timelapse. Con la 9 cercherò di vloggare e fare anche qualche scatto durante le Golden Light. Ovviamente alzerò in volo anche il drone. Ora voglio aspettare che si alzino le prime luci anche per vedere effettivamente com'è questa zona, perché davvero neanche con la torcia che ho in mano si riesce a vedere bene cosa c'è davanti a me. Niente, ci aggiorniamo dopo. Ok, piccolo aggiornamento per quanto riguarda l'alba di questa mattina. Come potete vedere alle mie spalle il cielo è abbastanza coperto, forse a causa appunto del temporale che c'è stato probabilmente qui questa notte. Tutto sommato, come vedete, c'è un piccolo spiraglio proprio qui che sta iniziando a colorarsi, si potrebbe riuscire a vedere il sole sorgere direttamente dal mare. Io continuo i preparativi e incrociamo le dita perché potrebbe uscire veramente qualcosa di epico. Ok ragazzi, le golden light dell'alba sono appena terminate, il sole è già bello alto, io veramente non ci sto credendo per cosa è uscito. Quando sono partito di casa, tra fulmini, cielo nuvoloso e tutto, mai mi sarei aspettato di riuscire a vedere un'alba così. Sono riuscito addirittura a vedere il sole sorgere proprio come una palla infuocata dal mare, veramente non ci credo, io non ci sto credendo. Ora quello che voglio fare prima di abbandonare questa posizione è fare sicuramente qualche ripresa dall'alto della baia di Seitan, che è proprio qui dietro alle mie spalle e che sarà anche molto probabilmente la nostra spiaggia di oggi pomeriggio. Ora però faccio qualche altro contenuto qui, poi raggiungo i ragazzi a casa che nel frattempo sono ancora a letto, li sveglio e si ritorna qui. Yeah boys! Aggiornamento vlog giorno 4, recuperato i ragazzi, siamo tornati a Seitan Beach. Devo ammettere che vista con la luce di adesso è tutt'altra cosa rispetto a stamattina. Intanto ho raggiunto il limite, vi mostro la spiaggia che è quella lì in fondo. Noi dovremmo scendere praticamente da tutto quanto qui dietro in mezzo al canalone fino ad arrivare lì. Guardate che colore incredibile ha l'acqua.
Creta e oggi l'introduzione la farà Daniel. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti al day 5 dei nostri ragazzi a Creta. Oggi ci siamo svegliati presto per andare in una delle mete più ambite dell'isola. Stiamo andando verso Balos. Per raggiungere la spiaggia di Balos, l'unica strada percorribile in macchina è quella che stiamo affrontando ora. Sono circa 7 km di sterrato proprio a bordo della costa. Altrimenti si può scegliere di arrivarci in barca, ma noi ovviamente abbiamo scelto la macchina. Com'è Mattia? È abbastanza fattibile come sterrato. Ok, siamo arrivati nel punto panoramico in cui si riesce a vedere tutta quanta la spiaggia di Balos. Sono circa le 11 del mattino, quindi i colori sono veramente al top. Guardate che vista incredibile c'è da qui. Alza il volo il Mavic Mini, faccio qualche foto con l'Ego Pro da qui e poi si raggiunge la spiaggia. Sono circa le 19 ed è quasi l'orario del tramonto. Alla fine abbiamo optato di rimanere a vederlo proprio qui sulla spiaggia di Balos. Ho dovuto accelerare perché il piano iniziale era quello di andare a vedere il tramonto sopra la parete che è dietro, diciamo, alla spiaggia. Invece proprio all'ultimo ho cambiato idea perché molto probabilmente il sole si sarebbe nascosto dietro a quest'isola. Spero che si riesca a vedere anche il momento in cui entrerà il mare. Ora continuo ad accelerare e ci vediamo lì. Ok, direi che ho appena trovato lo spot, sono qui in mezzo a questi scogli che sono uno dei punti più aperti in cui poter vedere il tramonto. Ora monto al volo il Mavic Mini, cercherò di fare anche qualche scatto con la Hero 9 e ora i tempi stringono, quindi mi muovo a montare il tutto. Giorno 6, oggi ci troviamo a Prevelli Beach, o meglio nel sentiero che ci porta alla spiaggia. Prevelli è la spiaggia famosa per il suo palmetto e la laguna proprio dietro alla spiaggia. Ora proseguiamo la risalita per questo sentiero che nel frattempo inizia a farsi bello faticoso e niente, ci vediamo lì. Ok, stiamo lasciando la spiaggia di Prevelli. Non si è rimasti qui molto, forse 3-4 ore, però abbiamo avuto modo lo stesso praticamente di esplorarla tutta. Domani sarà una giornata veramente piena, partiremo ancora prima dell'alba, forse alle 6 del mattino, per attraversare praticamente tutta l'isola. Andremo a fare il tour dell'isola di Crissi, una delle isole più belle di tutto il mar Mediterraneo. Sarà una giornata bella impegnativa perché comunque questo nostro giro impegnerà tutta quanta la giornata. Ci vediamo domani mattina. Giorno 7 qui a Creta e dato che sto guidando oggi cedo la parola a Enrico che vi spiegherà un po' quello che stiamo andando a fare. Enrico,
tutta tua. Allora, oggi siamo diretti nell'isola di Crissi. Questa mattina sveglia presto, ore 5:30, perché abbiamo affrontato una strada di 3 ore e dopo un'abbondante colazione stiamo andando ad imbarcarci su un traghetto a Hierapetra, dove dopo mezz'ora di navigazione raggiungeremo questa fantastica isola. Buone, visto che stanotte hai studiato l'isola di Crissi, raccontaci un po' come sarà. Mica, Crissi è la perla del Mediterraneo, la perla. Ok, abbiamo raggiunto l'isola di Crissi. Guardate che spettacolo di acqua c'è qui. Veramente colori pazzeschi. Ora attracchiamo e si vola in acqua. Penultimo giorno qui a Creta, siamo tornati a Falassarna Beach, una spiaggia in cui siamo già stati. Siamo ritornati qui perché oggi è una giornata un po' strana qui a Creta. Infatti il nostro piano era quello di andare verso sud-ovest dell'isola. Purtroppo il meteo era molto sfavorevole, quindi abbiamo deciso di ritornare in una delle spiagge proprio più vicina dove alloggiamo. Falassarna Beach tra l'altro è una delle poche spiagge attrezzate soprattutto per il turismo, e io sono felice di essere tornato qui perché avevo in mente durante queste vacanze di riprendere in mano la tavola. Ora ci sono un po' di onde, però non molto alte. Vediamo se riuscirò a prenderne qualcuna e ora vado a vedere se la tavola è disponibile e magari poi ci vediamo lì. Sono ufficialmente KO, ho terminato tutte quante le energie che avevo a disposizione. Ci speravo di tornare già quest'estate in acqua con la tavola, perché comunque era da un anno, ovvero l'anno scorso a Fuerte, che non ci andavo. È stato veramente una bomba, nonostante le onde abbastanza piccole, però che figata ragazzi. Ok, siamo arrivati alla fine di questo nostro viaggio a Creta. Ora mi trovo nel giardino della nostra villetta, che vedete anche la piscina. È stato un viaggio veramente molto pieno, abbiamo visto un sacco di posti, abbiamo praticamente girato tutta quanta la parte ovest dell'isola. Quest'isola merita veramente un sacco e sono felicissimo di essere riuscito a vedermi 3 tramonti e anche un'alba, quindi non potevo chiedere di più. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e niente, ci si vede al prossimo video.